Buongiorno a tutti, intanto saluto Walter e Vincenzo che sono già collegati con noi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, intanto che arrivate, che vi connettete, oggi ovviamente abbiamo ospite con noi Vincenzo Pagliuca e lo introdurrà e commenterà insieme a me quest'oggi Walter Borghisani che abbiamo già avuto modo di incontrare in alcuni incontri del passato, però intanto che vi collegate io vi ricordo gli appuntamenti del prossimo mese. Allora, la prossima settimana abbiamo il concorso interno dedicato ai soci, ma ricordo che è comunque visibile a tutti, e dedicato alla geometria delle ombre. E invece il 12 di giugno recupereremo l'incontro di sabato scorso che per motivi tecnici non abbiamo potuto effettuare direttamente dalla Francia insieme a Joan Fournier. Quindi lo abbiamo posticipato al 12 di giugno e poi vi ricordo che finalmente riprendiamo con la programmazione delle mostre, quindi l'11 di giugno alle ore 18 inaugureremo la mostra di Giorgio Galimberti, prima che oggi diventi ieri, ed è una mostra che rientra nella sezione Friends del Brescia Photo Festival. Vi aspettiamo alle 18, un venerdì abbiamo cambiato giorno di inaugurazione, comunque vi aspettiamo qui in piazzetta perché inaugureremo direttamente qui fuori. Quindi, questo per ricordarvi, insomma, i prossimi appuntamenti previsti per il mese di giugno e ufficialmente riapriremo il museo alle visite senza prenotazione, anche se è fortemente consigliata comunque, sabato qui 5 di giugno. Quindi, buongiorno sia Walter Vincenzo di nuovo. Io sono contenta di avervi oggi entrambi ospiti, un po' perché okay, Walter lo conosco da tempo, mentre Vincenzo ha avuto modo di conoscerlo qualche settimana fa, sempre per una diretta che era stata effettuata dal Circolo Le Molere di Sarnico, ma avevo già conosciuto il tuo lavoro perché Walter ne aveva parlato durante quel pomeriggio dedicato ai libri fotografici di dicembre dell'anno scorso. Quindi mi fa piacere averti oggi ospite e poter parlarne in modo più approfondito. Però oggi Grazie. delego Walter a presentarti e quindi a fare una piccola introduzione su di te per poi affrontare quelli che sono i tre progetti di cui oggi parleremo. Quindi parola Walter. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Vincenzo Pagliuca è un autore che ho conosciuto in tempo, diciamo, relativamente recente, ma di cui comunque mi sono occupato in modo intenso. Ed interessante, Vincenzo Pagliuca è un fotografo casertano nato circa 40 anni fa. È un fotografo che prima di essere fotografo ha lavorato in economia e commercio, però preferisce abbandonare diciamo, la carriera di economista per dedicarsi alla fotografia che stava già praticando da tempo, complice anche diciamo, l'atmosfera frizzante della vita napoletana. Poi ovviamente tu, Vincenzo, correggimi, introducimi, Tutto esattissimo. parliamo quando volete perché come sapete a me piace che non sia una lezione ma che sia più che altro una conversazione e che ci sia diciamo, del relax. La sua fotografia è attenta al nesso paesaggio-architettura ma anche al rapporto tra gli esseri umani e le strutture abitative. Lui, diciamo, si manifesta con questa sua tendenza, che poi è diventata l'identità, diciamo, della sua fotografia e del suo stile. Già col suo primo lavoro, di cui comunque oggi non vi parleremo perché è un lavoro comunque vecchio, è del 2011, si chiama Intimamente Estonia, che comunque gli ha valso nel 2013 il premio Reportage Napoli Monitor. In questa occasione, ve lo racconto brevemente, Vincenzo si ritrova per circa un anno nel nord dell'Europa, a Tallinn, e comincia appunto a manifestare, a scattare foto in bianco e nero. Sono dittici molto belli, a mio avviso, ma comunque rappresentano il suo passato, relativi e che caratterizzano per l'appunto le strutture abitative e gli esseri umani. Il suo secondo lavoro, di cui mi sono occupato prevalentemente all'ultimo periodo, è Napoli Nord Case Rom, è un lavoro che ha cominciato nel 2012, che comunque prosegue il lavoro di quello che, diciamo, prosegue quello che aveva inaugurato con il primo lavoro in Estonia, Intimamente Estonia, e che però è ambientato all'interno di due campi Rom della periferia di Napoli, uno in particolare a Scampia, con questo lavoro, con questo progetto che è stato tra l'altro pubblicato nel periodo recente da The Velvet Sale, che è una casa che conosco abbastanza bene,
Vincenzo si manifesta. E, poi, se volete, potremo approfondire anche questo libro, ma per ora non andrei troppo in profondità. Ecco. Sì, poi vediamo anche le fotografie, ho già tutto pronto. Esattamente. Anche perché poi di questo libro ho già parlato, come hai detto tu, nella serata organizzata dal Circolo Le Molere assieme a Michele Fucic, con cui abbiamo parlato anche in modo molto approfondito, anche a livello di termini culturali e di dicotomia. E il suo, diciamo, ultimo lavoro conosciuto, che è quello attraverso cui l'ho conosciuto anch'io e per il quale mi sono messo a seguirlo e l'ho citato appunto anche nella mia puntata con Luisa, chiamata Altre ricerche, è un lavoro che si chiama Monos, ed è un lavoro in cui Vincenzo approfondisce in modo intimista l'argomento del nesso tra le strutture abitative, più che altro del nesso tra il paesaggio e le strutture abitative, ma soprattutto lo approfondisce a livello psicologico, infatti è tutto ricollegato alla tematica di Jung, della casa, visto come attrattore metafisico del mondo interiore, e anche questa è una cosa che potremmo approfondire. Arriveremo poi al suo ultimo lavoro, che è un lavoro inedito, ed è un lavoro che ha appena concluso, comunque sta concludendo, relativo ai bunker nell'Alto Adige, o comunque sia nel nord dell'Italia. Sì. Allora, grazie mille Walter per l'introduzione. E se volete approfondiamo, ecco, cioè, secondo me è bello. Sì, poi facciamo scorrere le fotografie. Poi, magari se la gente è interessata e vuole approfondire una cosa più che l'altra, è ovvio che ne possiamo parlare. Ovviamente, come vi dicevo, Napoli Nord, Case Rom è il suo lavoro edito che potrete acquistare ed è un bellissimo libro, tra l'altro, se siete appassionati di fotografie di un certo tipo, che Vincenzo lì ce l'ho anch'io di lato quando a prenderlo, è una fotografia di un certo tipo fatta con determinati crismi, un po', se volete, alla vecchia maniera, nel senso che c'è molta riflessione, e c'è molta riflessione non soltanto fotografica, ma quello che capirete e spero che anche Vincenzo vi faccia capire, è che il suo approccio è documentaristico, ma è anche molto, come ho già accennato, intimistico, nel senso che è documentaristico, ma a livello empatico si classifica di più o ricorda di più quello di un lavoro di ritratto. E mi fermo qua. Grazie mille Walter per l'introduzione, grazie Luisa e grazie al museo per l'invito. Allora, io sì, inizierei parlando di Napoli Nord Case Rom, anche perché, come diceva Walter, è uscito questo libro all'inizio del 2020, quindi purtroppo in pieno lockdown, è libro edito da The Velvet Cell, che è questa piccola casa editrice con sede a Berlino, che ha in realtà una proposta editoriale molto molto interessante, perché è focalizzata sull'architettura, sull'urbanistica, sulla rappresentazione fotografica delle megalopoli contemporanee. E quindi, allora, il libro contiene le foto che io ho scattato un po' di anni fa, vale a dire nel 2013 e 2014, presso questi due campi Rom che all'epoca esistevano nella periferia nord di Napoli, nei quartieri di Scampia e Secondigliano. In realtà i campi erano poco distanti l'uno dall'altro e che al tempo ospitavano circa 1000 persone, quindi erano degli insediamenti molto grandi. Persone provenienti soprattutto dalla Serbia e dalla Macedonia ed arrivati in Italia durante le diverse ondate migratorie dalla penisola balcanica, in particolare dalla fine degli anni 90, con un intensificarsi degli arrivi all'inizio dei 2000 a seguito della guerra in Kosovo. Quindi, diciamo, sono Rom stanziali che al momento delle mie visite, insomma,
erano lì da 20 anni praticamente. E, il libro contiene le foto degli interni e degli esterni delle case, dei campi, con un taglio che potremmo definire di fotografia d'architettura. A quelle foto si aggiungono alcune visuali allargate sull'ambiente dei campi, di cui una è quella che stiamo vedendo. Vedete in lontananza ci sono gli ultimi palazzi della periferia più estrema di Napoli, che si vedono all'orizzonte. E il libro, in quasi tutte le immagini, contiene l'elemento umano, quindi degli abitanti dei campi che hanno collaborato per me nella realizzazione degli scatti, posando. E quindi diciamo che quasi tutte le foto del libro sono dei ritratti ambientati. Il mio primo contatto con quegli ambienti lì fu casuale, perché io avevo scattato delle immagini durante un corteo di carnevale che si tiene tutti gli anni a Scampia, e lì avevo fotografato dei bambini rom e i genitori mi chiesero se potevano avere delle stampe delle foto che avevo scattato. Quindi di lì a pochi giorni mi recai al campo per consegnare a queste persone le stampe. E lì ebbi modo di entrare in diverse case del campo, del più grande dei due campi, e rimanendo molto molto affascinato dagli interni di quelle abitazioni così ricchi di materiale visivo, di tappeti, tendaggi, immagini sacre, e anche dal contrasto che si veniva a creare tra quegli ambienti interni così puliti, curati, e gli ambienti esterni del campo molto duri, se vogliamo, con la mancanza di strade asfaltate, la mancanza della rimozione dei rifiuti. Tra l'altro, il più grande dei due campi si estendeva al di sotto del piano stradale di una superstrada, che è l'asse mediano di Scampia, che vedete presente quasi in tutte le immagini. E quindi per me era incredibile come si veniva a creare questo mondo sotterraneo, in un certo senso sconosciuto anche ai napoletani stessi. Quindi con le mie foto, in un certo modo, volevo aprire un varco verso quegli scenari, secondo me erroneamente considerati poco accessibili, perché poi io in pochi mesi fui gentilmente accolto in quasi tutte le abitazioni dei due campi. E niente, quindi come vedete c'è questo alternarsi di foto di interni e di esterni, e in questo caso la bambina ha costruito lei tutta la composizione nella stanza. Io ero nella stanza di fianco a chiacchierare con i genitori. Lei mi ha detto: guarda, io preparo la mia camera e ti chiamo quando sono pronta. Quindi tutta la composizione con i pupazzetti è tutta opera sua. E niente, in quel periodo quindi si è creato anche uno scambio molto bello dal punto di vista umano con queste persone, con le quali poi io mi sono legato molto, perché poi frequentavo il campo anche per andare a fotografare le loro feste, le loro celebrazioni, ero diventato un po' il fotografo ufficiale dei due campi. Ogni volta poi riportavo in dono le immagini che avevo scattato la volta precedente. Era anche un modo, insomma, per ricambiare dell'ospitalità che mi veniva offerta. E chiaramente nel frattempo cercavo di realizzare gli scatti che avevo in mente, che sono quelli che poi state vedendo più o meno nella sequenza del libro. In alcuni casi vengono affiancate nel libro immagini di interno ed esterno della stessa abitazione, come in questo caso. E come potete vedere, anche qui è praticamente un container che è stato modificato e al quale è stata aggiunta una stanza lateralmente, che poi è il soggiorno della casa.
Mi affascinavano molto anche questi interventi, insomma, dove queste case prendevano forma con l'uso di anche semplicemente di materiali di recupero, praticamente. E niente, quindi in questo lavoro, in un certo modo, volevo che questi spazi abitativi, in un certo modo, diventassero, fungessero da palcoscenico per questi soggetti femminili ritratti, in un certo senso cercando di mostrare il complesso legame tra il mondo interiore di queste donne e questi spazi abitativi. Devo dire che poi durante la realizzazione di questo lavoro mi sono anche reso conto di quanto è poi qua c'è l'asse mediano che svetta praticamente sopra questa piccola casa. Niente, no, mi sono reso conto durante poi i mesi che ho frequentato il campo, i campi, di come questa realtà così ghettizzante fosse particolarmente sofferta dalle donne del campo, che a differenza degli uomini praticamente non uscivano mai dal campo. Quindi io a un certo punto ho deciso di ritrarre solamente soggetti femminili e bambini, perché mi rendevo conto che quelle case erano allo stesso tempo state create e curate da quelle donne, ma quelle donne allo stesso tempo erano in gabbia in un certo senso. Ci sono delle definizioni interessanti di quello che tu stai dicendo nel testo critico per l'appunto del tuo libro, quello di scritto da Michele Fucic, sì. In cui vengono definite le donne proprio come aghi di bilance visive. È molto interessante, e di come per l'appunto si arrivi a parlare di ghetto nel ghetto, ed è una cosa che sei arrivato a capire e a scoprire anche tu. Sì, sì, in realtà purtroppo quelle donne vivono una condizione di doppia segregazione, discriminazione, perché c'è la discriminazione chiaramente che soffrono tutti i Rom, che è quella insomma della società ospitante, che in questo caso siamo noi, e più una discriminazione all'interno del loro contesto, perché le donne chiaramente vivono in una realtà profondamente maschilista e patriarcale, quindi soffrono anche questa condizione. Quindi mentre mi rendevo conto che gli uomini entravano, uscivano dal campo per lavori, per viaggi, talvolta erano via, talvolta erano anche in carcere, e le donne erano sempre lì. Mi capitava di parlare con ragazze che non erano mai state sul lungomare di Napoli, che era a pochi chilometri da lì, quindi lì mi rendevo conto di quanto fosse ghettizzante quella realtà per loro, cosa che strideva molto anche con la cura e la bellezza anche di quegli ambienti interni delle case. C'è una foto in particolare dove, forse più avanti, che avevo segnalato a Luisa, dove... Ah, poi è buffo come quelle che poi esternamente erano tutte delle baracche più o meno uguali, all'interno erano caratterizzate anche con l'uso di colonne, di questi troni, quindi un c'era tutto un barocco, un kitsch, tutta un'estetica da scoprire, molto interessante. Allora, come comunque sia tu riesca e ci compongano tutti palcoscenici naturali. Sì, era una... Di quinte e di soglie, sempre per far riferimento al testo critico che è stato scritto su questo libro, che si creano naturalmente con queste situazioni e che tu hai saputo cogliere molto bene, in modo molto equilibrato, ma infatti io sono assolutamente d'accordo con le recensioni che hai avuto, con i testi critici, perché c'è tutto un equilibrio nel tuo cogliere queste situazioni, nel tuo passare da soglia a soglia,
e da interni e esterni anche per l'appunto nel bilanciamento dei colori e delle luci, ma infatti come dicevi tu, tu hai speso molto tempo in questo campo e sei proprio diventato amico di queste persone, e questo ha caratterizzato anche la fotografia come media per antonomasia, nel senso che ti ha aiutato a documentare la situazione, ma ti ha aiutato anche a entrare in contatto con i protagonisti, loro malgrado, del tuo progetto. Sì, no, chiaramente sì, nell'arco di quei 2 anni ho avuto modo anche di capire qualcosa in più di quella realtà che io non conoscevo, e anche di creare dei legami anche stretti con degli abitanti del campo, dei campi. Sì, come dicevi, per me era molto importante, questa è una foto importante, che in realtà mi ha fornito le linee guida che io ho seguito nell'intero sviluppo del progetto fotografico. Questa è una foto che io ho scattato, se non mi sbaglio, la seconda volta che mi recavo nel campo. Era sera, mi stavo avviando all'uscita quando mi sono soffermato a guardare dall'esterno questa abitazione, quando la ragazza mi ha invitato ad entrare. Io sono rimasto lì pochi minuti, il tempo di montare il cavalletto e scattare quest'unica immagine. Solo una volta rientrato a casa mi sono reso conto della potenza di questa foto, e qui si veniva a creare un vero e proprio palcoscenico, dove, come vi dicevo prima, probabilmente diventa visibile il legame tra questo spazio abitativo così ricco di informazioni che poi altro non è che un container opportunamente modificato, e si percepiva il legame tra questo spazio e il mondo interiore di questa donna, anche osservando i poster, le cose che lei aveva attaccato al muro, insomma. E quindi nei mesi successivi poi ho cercato in un certo senso di usare questa come immagine guida. Creando, sì, giocando con le soglie, quindi giocando anche cercando di scattare dall'esterno ma avendo l'interno visibile, quindi solo in determinate con determinate condizioni di luce, generalmente al crepuscolo, quindi con l'esterno illuminato e l'interno visibile, e poi ho cercato anche di sfruttare questi tendaggi, che poi altro non facevano che dividere un ambiente dall'altro, delle case, come soglie, insomma. Quindi ho sfruttato questa idea compositiva che era venuta fuori per caso da questa foto qui. Infatti io avevo una domanda, perché poi ricordo, sì, che chi ci sta ascoltando può scrivere le domande in chat e io te le riporto, quindi se hanno curiosità e vogliono chiedere possono assolutamente farlo. Infatti una domanda che volevo farti era appunto questa, sull'uso delle luci, sulla scelta del momento della giornata. Ovviamente ci sei arrivato continuando ad andare lì, studiando lo spazio, studiando il luogo, per arrivare poi a scegliere questa tipologia di luce, soprattutto per gli esterni, in cui è molto omogenea tra una fotografia e l'altra, quindi c'è proprio una conseguenzialità, un filo che le lega. Ecco, volevo capire un attimo questa scelta delle luci. Allora, sì, è quella poi una cosa che è rimasta anche costante nelle mie ricerche fotografiche successive. Il fatto di frequentare un luogo a lungo e di attendere poi, di osservare come cambia la luce in quel luogo nell'arco della giornata, nell'arco dei mesi, e chiaramente poi cercare di sfruttare le condizioni di luce più funzionali a quello che io volevo raccontare, insomma. E in questo caso nel campo era molto interessante quella condizione di luce che si creava al crepuscolo, perché chiaramente di notte era impossibile, perché il campo non aveva illuminazione esterna, oppure aveva delle luci centrali tipo quella che vedete centralmente, che chiaramente poi
andavano a bruciare la fotografia di notte. Invece al crepuscolo, quando quelle luci esterne erano spente, io avevo quella completa visibilità sia degli interni che degli esterni. Invece qui all'interno sfruttavo queste soglie fatte dai tendaggi interni. Quindi era un lavoro molto legato alla luce quando fotografavo all'esterno, e all'interno era molto legato all'uso delle soglie che si creavano naturalmente in quegli spazi. Chiaramente poi gli scatti erano anche costruiti con la collaborazione dei soggetti, insomma. Sì, come degli assistenti, sì. Loro stessi. Anche perché poi cioè le foto sono tutte così ben composte, insomma, in genere c'è sempre una persona per immagine, ma in realtà in genere alle mie spalle c'erano 20 o 30 bambini che giocavano, che mi facevano scherzi, insomma era molto divertente il tutto. E a volte è anche difficile trovare la calma per realizzare uno scatto a cavalletto come io volevo, però chiaramente poi ritornando lì, una volta che ero accettato nell'ambiente, quindi a un certo punto non si faceva nemmeno più tanta attenzione alla mia presenza, poi è diventato anche più facile lavorare tranquillo, insomma. È molto interessante come a livello cromatico e a livello di posa, poi se comprerete il libro ve ne renderete conto di tutti questi personaggi, sia funzionale ad accentuare proprio la funzione della casa, e di contro, di rimbalzo, anche ad accentuare diciamo la loro, se vuoi, caratteristica un po' triste. Tutti questi personaggi hanno delle pose che poco c'entrano comunque sia con l'abbondanza di colori e anche di vita, se vuoi, degli scenari in cui vengono ritratti. Sì, no, chiaramente la condizione di queste persone è chiaramente una condizione poi di estrema povertà, è molto molto difficile, quindi in certo modo volevo che queste immagini fossero molto aperte a chi le guarda, anche che stabilissero un confronto diretto con questa realtà e chi le guarda. Io cercavo di essere il più oggettivo possibile, però chiaramente spero che queste immagini possano stimolare delle riflessioni nel fruitore. Pur non avendo io preso una posizione... Sì, questa è un'altra immagine per me molto su cui ho riflettuto molto, e in un certo modo è anche rappresenta l'anello di congiunzione con il lavoro successivo che è Monos, perché questa casa che vediamo nella sua condizione di estrema povertà e di isolamento, a mio parere evoca una grande solitudine e monoliticità. Sì, ma evoca ci fa pensare un po' al significato simbolico che la casa riveste per l'essere umano, quindi un senso ancestrale di rifugio e protezione. Infatti io stavo pensando a quello, più che solitudine, mi dà proprio la sensazione, forse sarà questa luce calda, questa luce e non sapendo cosa sta succedendo dentro, ma in realtà proprio avendo la forma della casa di quando siamo bambini e la disegniamo, ti dà appunto quella sensazione di un qualcosa di cui prendersi cura e di un qualcosa di bello all'interno, no? Cioè mi immagino una famiglia che sta mangiando al tavolo tutto insieme con il cibo che sta cuocendo, ecco... Sì, nel questo... mondo fiabesco un po' così. Questo scatto nella sua povertà, cioè è carina. Cioè, sì, sì.
Sì, però diciamo, poi sai, ci sono anche elementi, vedi quella ringhiera dietro che praticamente ti fa capire ancora di più la condizione di segregazione rispetto al mondo esterno, con questa grata alta 3 metri praticamente. Però sì, come diceva Luisa, è una foto che secondo me fa riflettere sul significato simbolico della casa per l'essere umano, che sono poi le riflessioni che mi sono state, che sono alla base di tutto il lavoro successivo che è Monos. Lavoro Monos. Questa è l'ultima. Sì, questa è l'ultima. Ah, okay, possiamo perfetto. Anche passare. Ok. Prendo l'altro progetto. Comunque, Napoli Nord Case Rom è rimasto, al tempo fu esposto in varie occasioni, in varie mostre, fu finalista a Portfolio Italia, poi è rimasto nel cassetto per qualche anno, fino a quando non fui contattato da The Velvet Cell, con la proposta di fare questo libro, di cui effettivamente sono molto contento, perché credo che rimane anche una testimonianza di una realtà, di quella che era la mia città al tempo, che è importante in un certo senso conservare. Allora, Monos è un lavoro che anche mi ha impegnato per un paio d'anni, dal 2015. È interessante che The Velvet Cell si sia interessata a quel tuo lavoro, che comunque è stata solo la precursione di quello che sei arrivato dopo, e che ricorda e riprende molto, essendo The Velvet Cell comunque dedicata sia all'architettura, ma essendo anche una casa editrice e produttrice tedesca, rimanda molto alla scuola tedesca. Sì, sì, chiaramente The Velvet Cell è molto interessata, come ti dicevo, alla rappresentazione fotografica delle megalopoli contemporanee, soprattutto in Oriente, degli slum, quindi chiaramente quel progetto lì è molto più in linea con la loro proposta editoriale. Monos, dal greco antico, chiaramente sta ad indicare la solitudine, alla condizione di solitudine, di isolamento di queste case, ma anche la loro singolarità, ma anche la loro monoliticità nel paesaggio, nel contesto paesaggistico. Quindi è un lavoro che raccoglie foto di case isolate, o che a me piace definire case oniriche, che io ho fotografato lungo tutta la fascia appenninica dell'Italia meridionale, quindi partendo dal basso Lazio, dai Monti Simbruini, l'Appennino Campano, il Pollino in Basilicata e giù in Calabria, in Sila e da Aspromonte. Il progetto è parecchio vasto, e in questo caso ho fatto una selezione di 14 immagini, che è quella che io poi ho portato in mostra negli ultimi 2 anni. Ci tengo a ricordare che questo è un lavoro nato durante la mia partecipazione al laboratorio irregolare di Antonio Biasiucci, che per me è stata un'esperienza formativa importantissima. Antonio Biasiucci è un artista, un magnifico artista napoletano, fotografo, che in forma completamente gratuita ogni 2 anni segue un gruppo di 8 giovani fotografi per 2 anni, fino allo sviluppo al completamento di 8 progetti di ricerca personale, e quindi alla realizzazione di un libro e di una mostra. Ci tengo a ricordarlo perché è stata un'esperienza importante. Allora, Monos è cominciato con le foto che io ho scattato nella zona dalla quale proviene parte della mia famiglia, quindi l'Alto Casertano, e la zona a confine tra la provincia di Caserta, di Benevento e il Molise, quindi la fascia appenninica della Campania. E lì ho cominciato fotografando queste case, che in effetti a me affascinavano sin dall'infanzia. Erano delle strutture che guardavo sin da bambino, addirittura
A volte ritornavano in un sogno ricorrente che facevo, ricordo di quel sogno che io avevo questo sentimento di forte attrazione misto a timore nei confronti di una casa un po' come queste. E, quindi ho cominciato a cercare, in realtà sono case anche molto diverse le une dalle altre. Alcune sono legate all'agricoltura, altre sono legate a un turismo appenninico ormai in declino nell'Italia meridionale per mancanza di neve, altre sono abbandonate. Quello che però, a mio parere, le accomuna è proprio questa presenza, se vogliamo, magnetica all'interno del paesaggio. Quindi, una volta terminate le strutture a portata di mano nella zona dell'Appennino Campano, ho cominciato a viaggiare, a cercare, tra l'altro grazie a questi viaggi scoprendo parti dell'Italia veramente belle. E niente, il progetto ha richiesto una forte uniformità visuale. Le foto sono tutte scattate con la stessa inquadratura, quindi con la stessa distanza da me all'architettura, con un unico tipo di pellicola. Sono foto scattate a pellicola con un unico tipo di pellicola ed un'unica ottica fissa. Chiaramente, oltre a questi espedienti tecnici, poi la cosa più importante per dare al progetto questa uniformità visuale è stata la scelta di un certo tipo di luce, che è sempre costante in tutte le fotografie. Una luce, se vogliamo, chiaramente invernale, molto, molto diffusa, quella che in inverno si può avere in giornate in cui il cielo è completamente coperto, la mattina molto presto. Questo perché volevo che risaltassero i segni grafici, se vogliamo scultorei, sulle superfici di queste facciate. Tra l'altro poi alcune di queste strutture sono abbastanza incredibili, io tuttora non riesco a credere al perché. Tipo questa qui è un'agenzia funebre in un luogo completamente isolato dell'Appennino, e infatti c'è la scritta, si chiama La Fraterna, e in mezzo al nulla, cioè veramente sono luoghi per me ancora a volte inspiegabili. E niente, quindi cercavo condizioni di luce sempre simili. Chiaramente era molto difficile al primo incontro con una struttura avere quelle condizioni di luce, quindi io viaggiavo tutto l'anno quando potevo alla ricerca di queste case, e poi diventavano luoghi di ritorno per me, e chiaramente cercavo di tornare lì fino a quando non trovavo le condizioni ideali. E a mio parere, ad oggi, credo che sono stati proprio questi esercizi, possiamo chiamarli esercizi di rigore ed uniformità visuale, uniti anche ai tempi lunghi dovuti alla pellicola, quindi ai tempi tecnici, e anche al dover tornare sempre negli stessi luoghi, a stimolare ancor più le mie riflessioni su quello che dicevamo prima, sul significato simbolico che la casa riveste per l'essere umano, anche su, avendo modo di approfondire tramite un po' di letture di Jung, per il quale la casa è la proiezione del sé. Quindi tu, e questa è una cosa che mi è sempre incuriosito, ma non ti ho mai chiesto, cioè sei arrivato a Jung dopo aver scattato queste foto, perlomeno le prime tranche, ti sei sentito coinvolto emotivamente? Assolutamente. Assolutamente dopo, cioè a progetto inoltrato. E questa è una cosa molto bella della fotografia, che si
si agisce all'inizio molto per istinto, poi si cominciano a venire a galla, sì, tante... perché giustamente tu fai documentazione, ma soprattutto fai indagine. Sì, sì, e devo dire che dalla frequentazione al laboratorio del laboratorio irregolare di Antonio Biasucci, diciamo che la documentazione si è spostata rispetto a Napoli Nord Caserom anche molto di più su me stesso, quindi questo secondo me si capisce tantissimo. Cioè, Napoli Nord Caserom, vabbè, io che ti ho tra virgolette un po' studiato, se vuoi, cioè, si capisce tantissimo, perché Napoli Nord Caserom è un lavoro di documentazione fatto molto bene, ma che ha dei crismi diversi da questo, che è un lavoro molto più essenziale, molto più seriale e chiaramente molto molto più intimo, cioè è proprio ridotto all'osso da un certo punto di vista e quindi più essenzialmente deputato all'interiorità. A me piace chiaramente molto. Non è solo un guardare alle mie emozioni, ma chiaramente queste foto così nella loro semplicità io vorrei che si possano aprire molto al fruitore. Quindi diventare strumento di riflessione per chiunque le guarda. La fotografia e un certo tipo di ricerche possono definire anche i paesaggi interiori. Sì, sono assolutamente dei paesaggi interiori. In realtà anche quel sforzarmi nel fotografare con un determinato tipo di luce, chiaramente perché era quel tipo di luce che permetteva a queste foto di aprirsi ancora di più all'occhio di chi le guarda. Ad esempio, vedi, il fatto... Rende il tuo stile e la tua idea riconoscibile, e quindi crea il linguaggio. Sì. È molto interessante questo lavoro, perché ci sono molte persone che magari non apprezzano la fotografia documentaristica, ma perché manca la chiave per rendere un certo tipo di fotografia interpretabile, e tu come fotografo, secondo me, e il tuo lavoro, soprattutto questo lavoro, potrebbe essere davvero una chiave per molte persone per capire meglio la fotografia documentaristica ed apprezzarla. Sì, vedi, anche la scelta di un determinato momento dell'anno per scattare un'immagine, quindi come in tutti i casi, vedi, il vuoto della natura nella stagione invernale, quindi la mancanza di fogliame, probabilmente anche quello, al di là della condizione luminosa, rende ancora di più queste presenze magnetiche nel paesaggio. Chiaramente se fossero coperte in parte dalla vegetazione non avrebbero la stessa presenza che potremmo definire monolitica, scultorea. Ovviamente per questo tipo di lavoro qui era funzionale per me quel tipo di soluzione lì. Chiaramente poi per lavori successivi ho anche smesso di uscire solo col brutto tempo, insomma, adesso... Posso dire una cosa? Sì. No, era solo una cosa... No. No, la cosa che mi ha colpito è questa. Da una parte, che credo sia anche la forza di questo lavoro, è che da una parte ci sia una sorta di ricerca di oggettività, che era stato un po' come negli anni 60 per i coniugi Becker e tutta la scuola di Düsseldorf, quindi una ricerca di oggettività cercando dei parametri, no, su cui lavorare, quindi tu dici la distanza, la luce, la scelta della stagione, l'inquadratura, però in realtà, essendo tutte comunque queste banalmente delle scelte personali, perché sono delle scelte che hai fatto tu, queste dall'oggettività passano totalmente ad essere invece una cosa talmente personale, talmente intima, da creare quell'atmosfera nelle fotografie che permette a noi che le leggiamo di leggerci poi ovviamente l'atmosfera che hai voluto creare tu, che hai voluto ridarci tu, quindi quello che per te rappresentano queste case, ma nello stesso tempo ci fornisce una chiave a noi per dare a noi la possibilità di interpretarle. Quindi quel fascino delle case abbandonate ce l'abbiamo un po' tutti, no? Cioè, certo. Tutte le volte il chiedersi cosa sono state, chi ci ha vissuto, che storia hanno.
Quindi credo che questa dicotomia, no? questo ossimoro, se vogliamo, cioè quindi la ricerca dell'oggettività che in realtà non esiste, porta all'esatto opposto. Sì. Questo era Ma penso che ripeto, è una chiave che davvero potrebbe fungere a molti come attrattore di interesse nei confronti della fotografia, diciamo, documentaristica di un certo tipo. Davvero un bel lavoro, a me piacerebbe vederlo stampato questo lavoro, ci starebbe bene in un libro, sì. Molto bello. No, infatti adesso speriamo che a breve diventerà un libro. Cosa? È proprio una bella prova il fatto che tu abbia appunto definito il tuo linguaggio, tutti i tuoi parametri, che da un certo punto di vista passano in secondo piano, ma consentono all'idea vera e propria di uscire. C'è una ragazza che ha commentato che ha visto questa mostra, la Ten Gallery. Ah, e gli era piaciuta, che è stata una mostra stupenda, quindi ci sta salutando dalla Germania. Quindi era giusto grazie. Per dire che tutti i frutti. Sì, esatto. No, il lavoro questo qui ha avuto ottimi feedback in Germania, è stato esposto in un festival a Darmstadt e poi è stato esposto alla Ten Gallery, che è una galleria molto molto bella di Mannheim, è stato esposto al Copenhagen Photo Festival, quindi diciamo probabilmente anche per quella cosa che diceva Luisa, insomma il fatto magari di essere in qualche modo associabile a un certo tipo di estetica. Della scuola di quell'estetica, sì. Che chiaramente è un'estetica che io negli anni ho studiato, ho apprezzato molto. Credo che però poi fondamentalmente una cosa che è importante, che ho imparato durante il laboratorio regolare di Biasiucci, è che quando poi ci si confronta con un soggetto per il quale insomma si ha un interesse, una motivazione molto forte, e questo confronto si ripete nell'arco dei mesi, degli anni, chiaramente lì il progetto fotografico diventa estremamente personale, con delle motivazioni chiaramente molto legate all'interiorità del fotografo. A volte i progetti fotografici possono sembrare, che ti devo dire, poco personali, perché semplicemente forse non sono stati approfonditi abbastanza. Ma volevo chiederti di tutti questi luoghi, perché ovviamente noi adesso ne abbiamo visti 14, ma come dicevi tu, sono molti di più. Ma hai fatto una sorta di mappatura, quindi insomma, che sono poi ritrovabili. In realtà no. Ecco. È bello che quando carico su Instagram, ad esempio, qualcuna di queste foto, puntualmente qualcuno mi scrive perché conosce quella struttura e mi rendo conto che così come erano per me degli elementi di attrazione nel paesaggio, lo sono per tanti, cioè vengono sono facilmente riconoscibili da chi vive in quel luogo. No, però non ho fatto una mappatura. Questo posto qui, ad esempio, è un posto in provincia di Caserta dove io sono tornato probabilmente 5-6 volte, partendo la notte da casa per arrivare lì all'alba, e fino a... perché provavo a fotografarla frontalmente come le altre, però non ero contento della foto. Quindi poi solo dopo, con il ritorno a questo luogo reiterato nel tempo, alla fine, una mattina, poco prima del sorgere del sole, ho fatto questa foto di cui sono molto contento. Quindi le foto non sono tutte frontali, ma ci sono anche alcune inquadrature laterali, come in questo caso.
Domanda, ma quando sono state esposte in mostra o vengono sì. esposte in mostra, hanno la localizzazione quindi, oppure c'è l'idea è quella di renderli, come appunto dicevi tu, dei luoghi onirici e quindi che non hanno uno spazio, non hanno un tempo e non hanno un luogo? Oppure sono, c'è scritto Caserta, provincia? No. Okay. Allora, no, in realtà questa è una cosa che la prima mostra che ho fatto, che era quella lì di a conclusione del laboratorio irregolare, io pensavo che sarebbe stato utile scrivere i riferimenti dei luoghi. E poi dopo poco mi sono reso conto che non aveva alcuna importanza, perché in realtà devono essere dei luoghi, cioè in realtà sono, vogliono essere dei luoghi immaginari. Sarebbe probabilmente stato controproducente nei confronti dell'intento del progetto. Sì. Sì, probabilmente semplicemente al tempo ero ancora legato ad un certo tipo di fotografia documentaria che chiaramente indica anche la localizzazione dei luoghi. Niente, poi se volete passiamo. Sì, era giusto una curiosità, perché se avessi dovuto fare io questo avessi fatto io questo progetto, avrei fatto nello stesso modo, cioè non avrei messo il luogo fisico, perché per esempio quel luogo di Caserta nel mio immaginario diventa magari quello nel Cremonese, nel Mantovano, sì. Cioè quindi diventano appunto dei simboli. Una definizione di spazio ma non localizzato. Esatto. Sì, assolutamente. Allora, adesso condivido Bunker. Allora, questo io praticamente lo mostro per la prima volta questo lavoro e mi fa piacere anche avere un vostro feedback al riguardo. Questo è un lavoro che ho appena concluso, adesso in fase di editing. Un lavoro che ho cominciato nell'estate del 2018. Io non ero il soggetto della ricerca sono i bunker presenti nel territorio altoatesino. Fino a qualche anno fa io non avevo assolutamente idea dell'esistenza di queste strutture, nelle quali mi sono imbattuto durante una residenza artistica che ho, alla quale ho preso parte in Val Venosta, a Glorenza. E lì ho avuto modo di fotografare i bunker presenti nel tratto di valle tra il comune di Malles e quello di Glorenza, e rimanendo profondamente colpito da queste presenze all'interno del contesto paesaggistico contemporaneo, e anche dal modo in cui, in un certo modo, queste strutture si fossero riassorbite nel paesaggio naturale e anche nel contesto sociale, nel senso che ad oggi molti di questi bunker vengono utilizzati dai contadini come depositi agricoli, come cantine dove conservare il vino, il whisky, che cantine ufficiali, intendo, nel senso proprio di produzioni anche importanti. Proprio a Glorenza c'è un'azienda che fa whisky che invecchia nel bunker. Nel bunker. Sì. E niente, quindi mi interessò molto questa, cominciai a interessarmi a queste strutture. Una volta rientrato a Bolzano, feci un po' di ricerche in biblioteca, e scoprendo che nel territorio altatesino si contavano circa 350 bunker, di cui molti in realtà, di cui oggi di alcuni ormai è difficile trovare traccia. Altri non furono mai ultimati, quindi sono costruzioni lasciate a metà, ma di molti è possibile, insomma, è possibile trovarli, visitarli, e questi bunker facevano parte di un sistema difensivo
molto vasto che riguardava tutto l'arco alpino, costruito tra il 39 e il 45 dal regime fascista per proteggere il confine italiano dai paesi limitrofi. La stranezza però, la particolarità di questi bunker in Alto Adige era che erano situati sul confine con un paese alleato. Quindi praticamente questo perché Mussolini temeva da un momento all'altro l'occupazione del Sud Tirolo da parte della Germania nazista. Quindi lui fece costruire questi bunker segretamente, ma in realtà dai documenti dell'epoca traspare il fatto che sia gli altoatesini che i tedeschi erano perfettamente a conoscenza di queste costruzioni. E per questo motivo fu ribattezzata questa linea difensiva, linea non mi fido al tempo. E in realtà sono bunker che poi non sono mai stati utilizzati in nessun episodio bellico di rilievo. Sono rimasti coperti di uso dell'esercito e coperti da segreto militare fino al 93, anno in cui poi furono dismessi e la proprietà dei terreni ritornò alla provincia autonoma di Bolzano. E, da quel momento in poi cominciò il declino di queste strutture, molte furono abbattute, alcune furono ricoperte dal terreno per permettere il passaggio di strade o per permettere la coltivazione dei campi, e altre furono occupate dalla gente del posto in maniera più o meno legale, insomma, per gli usi di cui vi accennavo prima. Chiaramente queste strutture sono legate a un passato storico, a un trascorso molto doloroso, soprattutto per gli altoatesini. Quindi è un po' un'eredità difficile. A mio parere sarebbe comunque importante preservare queste strutture, perché sono anche una testimonianza tangibile, una memoria collettiva, insomma, su un periodo storico drammatico di un'Europa avvelenata dai nazionalismi e dall'incapacità di risolvere i conflitti attraverso mezzi pacifici. E, niente, credo che in un certo modo questa ricerca sia molto in linea con quello che ho fatto con Monos, anche perché credo che anche in questo caso sono delle strutture di fronte alle quali è difficile rimanere indifferenti, cioè provocano dei sentimenti, almeno per me, di interesse, di attrazione, misto anche in un certo senso timore di quello che potevano rappresentare. Va detto che sono anche delle architetture che hanno degli elementi di interesse importanti. I sistemi di mimetizzazione sono molto interessanti, all'epoca erano molto anche avanzati per l'epoca, quindi a seconda del tipo di contesto in cui il bunker era localizzato, che fosse valle, che fosse bosco, montagna, chiaramente venivano realizzati dei sistemi di mimetizzazione molto diversi gli uni dagli altri, quindi questo rende anche queste strutture molto varie visivamente. Chiaramente alcune sono anche molto piccole, altre sono monumentali. Purtroppo è in atto ancora oggi un processo di declino. Il primo della serie, vabbè, poi magari ci torniamo dopo, che era Bolzano, è stato abbattuto poco più di un anno fa, quindi praticamente la foto è stata scattata pochi
a mia insaputa pochi mesi prima dell'abbattimento. Questa. La prima, sì, proprio questa qui. Questo perché chiaramente questo era l'ultimo bunker, quindi fuori terra, quindi visibile, perché poi ce ne sono altri ancora esistenti ma sotterranei. Era l'ultimo bunker fuori terra nell'area urbana di Bolzano. Chiaramente cade probabilmente su terreni che hanno un valore importante, quindi è stato deciso l'abbattimento. E l'ultimo invece della sequenza è secondo me uno dei più spettacolari, perché è a circa 2000 metri di altitudine. Questo? No, è proprio l'ultimo. Ah, scusa, questo. Ancora dopo? Ah, hai ragione, sono 20, hai ragione. Questo qui è a 2000 metri di altitudine, è praticamente in poco lontano dalle tre cime di Lavaredo, sulle Dolomiti, in un paesaggio, devo dire, pazzesco. Lì sono stato anche fortunato perché la prima ed unica volta che sono salito lì su con cavalletto e attrezzatura pesante, sono arrivato lì e mi sono ritrovato queste condizioni di luce, secondo me, eccezionali. Quindi c'era un po' analogico anche questo. Sì, sì. È una tua scelta, cioè la scelta dell'analogico a colori. Sì, sì, è sempre lo stesso tipo di pellicola, è una Portra Kodak 160, e, sì, è una scelta che mi soddisfa molto sia dal punto di vista anche cromatico, materico, se vogliamo, è una questione sì, e poi sì, come dicevo prima, quei tempi lunghi della pellicola secondo me stimolano anche le riflessioni, stimolano tutto un ragionamento che probabilmente non... I tempi lunghi e la ridotta possibilità di effettuare foto. Sì, sì, il dover darsi sì delle regole. Certo, è un metodo. Sì. Sapere di dover prefigurare l'immagine o comunque sia progettarle prima, e poi che è quello il grosso del lavoro fotografico, poi arrivare sul luogo nel momento giusto, al posto giusto, mettere giù l'attrezzatura e fare la foto. Devo dire che io ho iniziato col digitale, quindi il lavoro lì al Campo Rom era digitale. Sono passato all'inizio alla pellicola semplicemente perché vabbè, al tempo ero studente, non avevo chissà che possibilità di acquistare macchine digitali di professionali, quindi il passaggio alla pellicola fu dovuto al fatto che io con quella strumentazione lì riuscivo ad avere una grandissima qualità d'immagine con una macchina pagata poco più di 1000 euro. Quando poi, anche per motivi lavorativi, ho avuto una macchina digitale di veramente professionale, ho provato a ritornare al digitale e a sviluppare i miei progetti di ricerca in digitale, però mi sono reso conto che non mi faceva stare bene quella. Capisco. E quindi chiaramente quando faccio lavori di architettura, lavori commerciali, chiaramente uso l'attrezzatura digitale. Per i miei progetti a lungo termine di ricerca mi trovo benissimo con questo tipo di strumentazione qui analogica. Sì, le sto facendo tornare indietro, le stiamo rivedendo. Ecco, nel frattempo, se chi ci ascolta ha delle domande, che non faccia il timido e le faccia. Vuoi dire qualcosa tu prima, Walter? No, assolutamente, cioè, nel senso, penso si sia già detto molto. Cioè, Vincenzo, secondo me, è uno che ha comunque molto, nonostante abbiamo detto molto, Vincenzo, secondo me, è uno che ha molto da dire e avrà ancora molto da dire e dirà ancora molto.
è sicuramente una persona molto disponibile che può essere utile sia dal punto di vista della cultura fotografica che dal punto di vista della tecnica fotografica, quindi è anche una persona molto disponibile e come avrete potuto capire, nonostante le sue potenzialità e quello che sta facendo, è anche una persona molto umile, per cui penso che... Grazie, è qualsiasi tipo di domande. Io penso che ciascun autore che ospitiamo qui al museo, perché devo dire che da quando è iniziato il tutto, da marzo dell'anno scorso, praticamente ogni sabato abbiamo ospitato un autore, siamo sempre riusciti a trarne degli insegnamenti. Credo che oggi quello fondamentale sia, come già è accaduto, però ci sia di base questa grande curiosità che tu hai e questa grande passione per delle cose che magari si scoprono anche improvvisamente, sono delle folgorazioni o sono dei ricordi. E quello che credo che si possa trarre è questa voglia poi di approfondirli, perché un conto è conoscere le cose in modo superficiale, un conto invece, come in questo caso, perché ovviamente dietro a un lavoro di questo tipo dove l'immagine è quello che vediamo in modo finale, ma dietro c'è tutto quello che ci hai raccontato, che è solo una minima parte di tutto quello che tu hai studiato, hai approfondito, hai cercato. Quindi di come sia importante l'idea e come l'idea proprio del progetto sia fondamentale per poi approdare a una serie fotografica che ha una grandissima omogeneità, sia di stile che di finalità. Da questo poi, secondo me, è un po' come quando noi guardiamo, non per ritornarci, però sulle fotografie dei coniugi Becker degli anni 60, cioè viste... magari singolarmente non hanno quella potenza invece della serie, cioè unite tutte insieme creano quel grande archivio che, come quello dei coniugi Becker, è diventato poi fondamentale per noi oggi, da un punto di vista storico, culturale, di testimonianza, come questo lavoro che lo diventerà poi bello adesso, ma importante a livello storico sulla lunga distanza. Quindi, secondo me, trovo che un lavoro di questo genere sia difficilissimo se per quanto ne guardiamo delle immagini che ci sembrano molto semplici, semplici nell'accezione ovviamente positiva del termine. E quindi credo che da questo incontro di oggi pomeriggio possiamo trarre appunto questo insegnamento di come quello che ci appassiona, che ci piace, che ci incuriosisce, sia approfondito poi e fatto in un certo modo, seguendo un iter preciso, si possa arrivare ad avere poi un progetto finale. Quindi questo, secondo me, per chi ci ascolta, anche per chi è solo magari all'inizio, appassionato, penso che la perseveranza, la passione, la curiosità, la voglia di approfondire e non solamente quella che è la tecnica siano fondamentali in un tipo di lavoro di questo genere. Sì, tutto. Sì, completamente d'accordo. Intanto io leggo, stavo guardando se c'era una domanda. Una domanda? No, non credo che sia una domanda, ma è una considerazione. La questione... Allora, ok, no, è una questione sulla tecnica tra il digitale e l'analogico. Come? Rispondi tu, poi se vuoi dico anch'io la mia. Ah, ok, guarda che passo la domanda, così la leggi, perché è un po' lunghina. Ma se guardi, se guardi comunque in comments di StreamYard, li vedi. Ce l'avete anche voi? Sì, io sono collegato da StreamYard. Ah, ok. Però ecco la passo. Sì, no, no, assolutamente d'accordo. La cosa fondamentale è la resa, che è completamente diversa. Alla fine, cioè, si ottengono dei prodotti finali differenti, che non è che ce n'è uno migliore e l'altro peggiore, sono semplicemente dei prodotti differenti, anche perché chiaramente poi la pellicola comunque passa anche per una digitalizzazione oggi, quindi chiaramente comunque quel passaggio lì è soprattutto per chi scatta a colori e quindi non stampa in camera oscura e c'è comunque l'aspetto della digitalizzazione che è importante, però credo che nonostante quel passaggio le foto mantengano un carattere,
un aspetto che le rimanda. Io credo che in questo caso non so, sia funzionale al tipo di soggetto fotografato, anche poi, al tipo di... No, poi dico, diventa anche una scelta, nel senso che cioè, spesso tendiamo a considerare solo quello che è il prodotto finale, no? Quindi la fotografia, però in realtà dietro a una fotografia c'è tantissimo, c'è l'autore, ci sono le scelte, cioè fondamentale l'autore, ci sono le scelte che l'autore fa, quindi... punto di vista di prodotto artistico, secondo me. Sì, e quindi voglio dire, è una scelta di linguaggio che uno fa, poi che passi dal digitale, che venga stampato, è comunque un approccio, è un modo di operare che il fotografo ha e che sceglie come più consono per quel determinato progetto. Non è detto che magari per un altro sia meglio il digitale, magari no, il prossimo. Quindi voglio dire, in quel preciso momento la sensazione, il sentimento è quello, ok, mi sento di più in un tempo lento e quindi utilizzo un mezzo che mi permette di fare questo. Quindi secondo me anche oggi continuare a fare la differenza tra analogico e digitale, no, meglio o peggio, cioè nel senso è la scelta di linguaggio, di stile che un fotografo fa per quello che vuole ottenere e che vuole e che vuole trasmettere a chi guarda, quindi ecco, solo questo, sì. non c'è un meglio o peggio, è una scelta. Livello, a un determinato livello io sono d'accordo con te, Luisa. Ti ringrazio. Allora, vediamo se ci... Sì. Però io sull'analogico, ad esempio, io dico la mia, perché anch'io, come sai, preferisco l'analogico, io ne faccio una questione di processo, nel senso, io mi trovo proprio bene anche nella questione di tutto il processo analogico, e quindi, tipo, te lo dico anche perché recentemente sono stato, proprio la settimana scorsa, in vacanza, e ho pensato, mi compro una macchinetta digitale giusto per provare a... Sai com'è, vado in vacanza, magari faccio tanti scatti, mi torna utile il digitale, invece non mi sono trovato bene perché avevo bisogno di certi processi che purtroppo col digitale, probabilmente per una questione di empatia, non riesco ad avere, non riesco ad instaurare. Ci sta, te la consiglio. Poi sai, anche la matericità, non solo ma anche degli archivi, avere tutti i propri archivi con i negativi, cioè secondo me dà anche un valore, un'importanza a quei progetti lì che hai messi nell'armadio e che ogni tanto vai a riprendere, a riscansionare, a rivedere. Esatto, c'è tutta una... Vabbè, qui sfondate una porta aperta perché siamo al Museo della Fotografia che ha migliaia e migliaia di negativi che stiamo catalogando e archiviando. Quindi stavo guardando se ci sono domande. Non ci sono domande, quindi noi abbiamo finito anche i progetti da vedere, quindi diamo tempo ancora un attimino se c'è qualcuno che appunto ha delle curiosità. Io nel frattempo sono felice di avervi avuti ospiti, quindi vi ringrazio per questa partecipazione. Grazie. Quindi, a te, Luisa. Come ho già detto a tutti gli ospiti, vi aspettiamo fisicamente qui al Museo della Fotografia, quindi adesso c'è la possibilità, quindi appena si potrà vi aspettiamo direttamente qui. Ok, se vuoi andare a vedere i complimenti, quelli poi li trovi sulla chat. Quindi, non so, io se non c'è nient'altro da aggiungere, Walter, Vincenzo, niente, quindi possiamo salutarci? No, io volevo dire che vendo una macchinetta digitale, quindi no. Ah, ok. No, vabbè, poi quando vi capiterà, magari se mi vedete per strada a Brescia, me le fate di persona le domande, perché io adesso vivo a Brescia. Infatti, ci siamo dimenticati. Esatto, ci siamo dimenticati di dirlo, che tra l'altro siamo anche vicini di casa, quindi. Sì. Quindi sì, quindi ci sarà più modo di incontrarci anche qui al piacere. Museo. Quindi niente, io vi ringrazio ancora, aspetto tutti la settimana prossima, anche se siamo a giugno e la gente comincerà a aver voglia di andare al lago, al mare, saremo sempre in diretta per il concorso interno e poi ci vediamo fisicamente, per chi vorrà, in presenza l'11 di giugno per l'inaugurazione delle mostre qui al museo. Mi sono dimenticata di dire che il 19 di giugno inaugureremo anche la prima delle mostre in piazzetta, quindi verrà allestita proprio all'esterno del museo una mostra dedicata a quell'angolo di Carmine, che è quello compreso tra il museo e la facciata della chiesa, come era negli anni passati, quindi
tracceremo una storia di questo angolino della nostra città. Quindi vi aspettiamo anche il 19, magari un'occasione per incontrarci in occasione proprio di questa mostra. Quindi io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito. Ringrazio ancora una volta Walter e Vincenzo e spero di avervi qui presto con noi al museo. Quindi buona serata e buona domenica e buon weekend. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.